Prende la parola il rappresentante degli studenti, il vicepresidente della Commissione Paritetica di Ateneo, Marco Azzori. Prego. Magnifico rettore, chiarissimi professori, gentili amministrativi e tecnici dell'Ateneo di Genova, cari colleghi studenti e esponenti delle istituzioni del mondo della società civile. Vi porto i saluti dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico con i quali abbiamo preparato questo intervento. Vedete, noi siamo consapevoli del fatto che l'Università di Genova deve vedersi in questo momento di grandi cambiamenti sociali, economici e politici come un insieme, una parte di un insieme più ampio. Ma abbiamo deciso di iniziare questa riflessione con qualcosa che è più vicino a noi, alla nostra esperienza quotidiana. E il nostro primo pensiero è andato ai problemi legati alla rappresentanza studentesca, che è a tratti poco sentita. Beh, la prima domanda spontanea è stata: perché diventare rappresentanti degli studenti? Beh, non dovrebbe essere un imisobbarco. Ricordate Dante, io ho fatto lo scientifico, ma certe cose comunque non si possono dimenticare. Dante usa queste parole per descrivere i cittadini di Firenze che cercano di accaparrarsi le cariche pubbliche per la propria avarizia e con il danno dello Stato. Ecco, no, non deve essere questo, non deve essere un tentativo di arrivare a glorie o favori, ma è in primo luogo per molti di noi un'occasione per imparare, che non dovrebbe essere, chiaramente è naturalmente utile per le persone che hanno scelto un percorso legato a questo tipo di attività, ma non dovrebbe essere considerata secondaria per nessuno. Naturalmente è anche un modo per portare la voce degli studenti, e questo è tanto importante in molti degli aspetti della nostra università. Pensiamo in generale ai problemi legati alle strutture, ad alcune cose come la distribuzione dei carichi didattici, ai problemi legati all'internazionalizzazione e in generale al fatto che è importante per noi, quando vediamo qualcosa che non funziona, dare il nostro contributo, perché è inutile lamentarsi di qualche difficoltà, di qualche piccola difficoltà, se non sappiamo fare altro che accettarla rassegnatamente. Naturalmente non è solo ai nostri colleghi studenti che ci rivolgiamo. Io in particolare chiedo a voi tutti docenti dell'Ateneo di Genova, anzi vi prego, quando vedrete degli studenti un po' reticenti, poco inclini a manifestarvi la loro opinione, non accontentatevi del loro silenzio, ma interrogateli su cosa vada bene o male. Sono sicuro che farete del bene a entrambi, perché nessuna occasione per costruire un dialogo dovrebbe essere abbandonata con leggerezza. Questo vale tra docenti e studenti, ma vale anche in generale nel rapporto tra gli organi dell'Ateneo e all'interno del medesimo organo. Io ho visto nella mia personale esperienza, e sono sicuro molti di voi, a volte certe discussioni hanno come unica reale motivazione l'ignoranza dei reciproci fini, perché è umano, dall'ignoranza nasce il sospetto, dal sospetto la sfiducia e l'astio, e una volta che si sono instaurati poi è difficile farli andare via. Naturalmente c'è il dato pratico, il dialogo, la comunicazione è un vantaggio, aumenta l'efficienza delle nostre azioni. E questa è una cosa importante perché ci permette di risparmiare risorse, e non solo risorse economiche, che comunque sappiamo non essere particolarmente abbondanti, ma soprattutto la nostra determinazione, la nostra voglia di fare, che sono un bene ancora più importante delle risorse economiche. Ma oltre a questa, fatemela chiamare questo obiettivo utilitaristico, c'è una considerazione più profonda, e cioè che le università sono nate per essere posti di incontro. Sono le agorà del nostro tempo. E dove, se non nelle università, dovremmo imparare a costruire il dialogo? E quando mai, come ora, questa nostra capacità è stata così importante? Pensiamo naturalmente ai dolorosi fatti di Parigi, ma in generale
alle migliaia e alle milioni di persone che soffrono perché non si è in grado di costruire un dialogo serio, sereno. Ecco perché secondo me tutti noi dovremmo cogliere l'occasione per esercitarci in questo e considerarlo come un obiettivo universale che trascende dalle rispettive discipline, senza accontentarci di essere dei re nei nostri stagni di conoscenza. Io ho sostanzialmente concluso, uso ancora poco del vostro tempo, riprendendo per un attimo le insegne della mia carica che sta per finire, e lo faccio per ringraziare le persone con le quali ho lavorato. In primo luogo, chi ci ha permesso di lavorare, chi ci ha aperto la porta, chi ci ha portato il proiettore, le signore della segreteria degli organi collegiali. Io non sono assolutamente capace a fare i verbali, il loro impegno è stato fondamentale. Naturalmente tutte le persone che ho incontrato nel corso della mia esperienza come rappresentante degli studenti. Da ciascuno di essi ho imparato qualcosa. E in particolare i presidenti del mio organo che si sono succeduti, i professori Angelo Morro e Eugenio Bognoli. Ringrazio anche voi tutti per la vostra attenzione. Buon lavoro per questo nuovo anno accademico.